Chi investe in dividendi barra cedole, per sintetizzare, in rendite finanziarie, ha come obiettivo coprire il proprio cost of living. Che cos'è il cost of living? Semplicemente il costo della vita è quanto noi spendiamo per sopravvivere, inclusa la casa, se avete o non avete il mutuo, ci pagate comunque le tasse, se avete un'auto ci pagate le tasse anche quando è spenta, e quanto spendiamo per mangiare, per divertirci, eccetera eccetera. Dunque, e i difetti ve lo dico subito, perché ci sto passando, sono a buon punto, e però continuo a lavorarci sopra e ci vuole molto tempo, amici. Chi investe 1000 euro per ottenerne in un anno 1040 o 10.000 per ottenerne 400 e non capisce il significato di questa operazione, di mettere i propri soldi, i nostri soldi, di metterli al lavoro, non ci vede valore in questo. Io sinceramente consiglio di lasciar stare, o trovatevi un'altra fonte di entrata, andate a fare un secondo lavoretto, magari in nero, visto che l'Italia non punisce certe furbacchionate. Io, ragazzi, non ho non voglio instigare nessuno a fare il furbo, l'evasore, insomma, cerco soltanto di ironizzare su quello che vedo intorno a me. Comunque, io ho questo metodo, ho conosciuto, ci sono riuscito, sto a buon punto e non mi fermo qui. Ovviamente ho dovuto lavorare anche sull'abbassare il cost of living, voglio condividere con chi segue questo canale e dire la mia, mi piace dire la mia, non ho niente da vendere. Quindi mettere i propri soldi al lavoro è come assumere un dipendente, ragazzi. Ovviamente questo, il bello è che questo dipendente non può provare a fregarvi, non si prenderà le ferie, non prenderà i permessi, le 104 e tutte le tutele varie. Ci vuole molto tempo, ragazzi. E poi, tra l'altro, un'altra cosa, io prendo anche io spesso, come tanti anni fa vi ho condiviso, Data Roma per sbirciare e copiare il portafoglio di Warren Buffett e di altre persone molto più ricche e famose di noi, e anche brave, non mi vergogno di dire, di me non è un problema. E loro, se prendete il loro dividend yield medio, vedete che arrivano al 2-3%, se prendete le prime 10 posizioni e tracciate una media 3,2/1,7 e poi lo dividete. E però, ragazzi, loro, quel flusso di cassa che loro ottengono da questo dividend yield stracopre il loro cost of living. Sono persone milionarie, quindi non perdete di vista che il nostro obiettivo deve essere quello di coprire il cost of living. Chi non ha patrimoni come me enormi, chi sta sotto i 300.000 euro, anche sotto i 500.000 direi, ha bisogno di usare gli high yield. Io chiamo high yield sia gli ETF azionari, che le singole azioni ad alto dividendo, che gli ETF a distribuzione, le obbligazioni. Si sintetizza così, io mi informo molto, l'avete visto sulle pagine americane, insomma, ho molta ammirazione per gli investimenti americani, che loro sono molto più preparati di noi, non hanno il welfare nostro che paga la gente per stare a casa, sono abituati a farsi da solo spesso, quindi sono anche molto istruiti e preparati, non che da noi non ci sono talenti, ci sono anche pagine interessanti su YouTube che seguo anch'io, quindi c'è Lorenzo, c'è Pasquale, ci sono altri, insomma, no, ci sono tanti. Quindi ricordatevi che ci vuole tanto tempo e si pagano anche tanto tasse. Ah, ecco, questo mi confutano molte persone. Ma ragazzi, ma quale business, quale attività finanziaria non si pagano le tasse? Io sinceramente non mi pongo questo problema, doppia tassazione, se non pagavo tutte queste tasse non avevo tutte queste rendite, e io spero di pagare sempre più tasse. Questa è una battuta che è un po' come il significato dell'investire in 10.000 euro per ottenerne 10.400 dopo un anno, che se uno non riesce a capire non posso fare più di tanto, sinceramente, è qualcosa che viene da dentro. Ecco, una battuta posso farla, vedete, io a differenza amo investire manualmente, non faccio PAC, sia nella parte di patrimonio che non tocco, che sarà penso un 35%, che reinvesto, che quel 60-65% che invece mi fa compagnia, oltre al mio stipendio che vado a lavorare ancora, mi dà quell'aiuto a pagare bollette, tasse, spese per la macchina e di manutenzione, cose varie.
spese per la casa. Mi dà questo flusso di cassa, mi dà l'opportunità di reinvestire quando decido io, quando ci sono delle debolezze. Magari tra qualche settimana arriva verrà eletto un parlamento di cialtroni, succede spesso quando ci sono le elezioni in Italia, e ne approfitto per papparmi un po' di partecipate dello Stato. Ma questo è solo un esempio. Io penso che ognuno di voi deve investire in ciò che gli piace di più, in ciò che preferisce. Io vi riporto spesso i miei esempi perché mi viene più veloce e spontaneo. Ragazzi, io spero di essere stato abbastanza chiaro, non è stato facile. Un like se vi sto simpatico, iscrivetevi al canale e mi fa piacere se mi commentate e mi dite la vostra. Alla prossima!